C'era una volta un bambino senza sogni. Era un bambino che viveva in una famiglia come tante, con i suoi pregi e con i suoi difetti, ma comunque una famiglia. Era in compagnia di un fratello, il fratellone, quello un po' più grande, colui che lo proteggeva. Aveva degli amici, andava all'asilo, era spesso dagli azzurri. In realtà lui era dei rosa, però faceva sempre casino e lo mandavano dagli azzurri. Lì conobbe quello che è diventato poi il suo miglior amico. Lo era lì in asilo e lo è tuttora. Questo bambino non aveva sogni, non aveva sogni. Giocava a calcio, era anche bravino, però c'era da far fatica. Lì aveva vinto perfino il campionato provinciale, però non aveva sogni. Crebbe, finì la scuola. La scuola era una prigione per lui, non ce la faceva a star dentro, era uno spirito libero. Voleva uscire da questa cosa che si chiamava scuola, voleva vivere la vita, ma continuava a non avere sogni. Fino a che andò a fare il militare. 12 mesi più 10 giorni. Era così, era fatto così, era più forte di lui. Stava per mettere la firma, voleva rimanere dentro, ma proprio questa parola, dentro, non ce la faceva. E quindi se ne uscì e andò a lavorare, fece 15 lavori, dal macellaio all'elettricista, al muratore, al portalettere, fece di tutto. E sempre con quella voglia di arrivare, però non aveva un sogno, non sapeva dove. Finché gli venne una piccola idea, fare l'animatore turistico. Sarebbe bello fare l'animatore turistico, ma qualcuno gli disse, ma devi saper l'inglese. E quindi andò a Londra, a 25 anni, a lavorare in un ristorante francese per imparare l'inglese. E lo imparò, faceva lavapiatti e poi pian piano è riuscito a diventare perfino il capo della cucina, perché lassù, se sei bravo, te lo fanno capire. E poi però, a 25 anni, aveva già 25 anni, e questo bambino, che aveva questa idea dell'animatore, disse, ma perché? Ormai ho 25 anni e sono vecchio, forse è il caso che torno a casa e che mi trovo un lavoro e che rimango lì a fare quello che ho sempre fatto. E così è ritornato a casa e ha ritrovato il suo lavoro e ha messo in parte quello che era un sogno. Poi un giorno una persona gli dice, ma tu cosa vuoi fare da grande? E il bambino gli rispose, voglio fare l'animatore turistico. Ah, e perché non lo fai? Perché... E trovò mille scuse. E poi gli disse, va bene, ma da grande cosa vuoi fare? L'animatore turistico gli rispose, perché non lo fai? Perché... E trovò altre mille scuse. Allora gli chiese, ma cosa vorresti fare da grande? E che il bambino disse, forse non l'hai capito, ti ho detto l'animatore turistico. Lei lo guardò e gli disse, forse non l'hai capito tu. Queste parole lo toccarono. Andò a fare veramente l'animatore turistico, mollò tutto quello che era sicurezza, stare a casa, genitori, fratelli, amici, tutto quello, e andò in un villaggio turistico a metà ponte, in Basilicata, per 350 euro al mese. Non c'è una persona che gli ha detto, bravo, bella scelta, immaginate. E in quel villaggio, questo bambino grande, come era stato soprannominato da un altro bambino, bambino grande, conobbe delle persone speciali, Giorgino, Beppe, Bart e Roberta, quella persona che ad oggi è diventata sua moglie. E grazie a lei è venuto a vivere in Trentino, ha incominciato a lavorare, a fare l'animatore turistico, lavorava negli alberghi, lavorava per le piazze, e faceva la tombola, faceva il karaoke, e poi conobbe la magia, e lì cambiò tutto.
Il sogno cominciava veramente a realizzarsi, stava facendo l'animatore turistico, ma voleva far di più, voleva parlare con le persone, voleva comunicare con le persone, con dei mezzi. Il mezzo era ridere, scherzare, e studiò. Studiò e cominciò a fare cose un po' strane, si vestiva in maniera particolare, faceva il clown, faceva un po' di tutto. E quella è stata l'opportunità che si è data, si è permesso, che è una parola che tanti non si permettono di fare, lui si è permesso di divertire e far divertire le persone. Ed ecco che un giorno, il 22 novembre 2014, questo bambino ha realizzato il suo sogno. Era su un palco a Trento, al TED, a fare un numero di magia per comunicare con le persone. E quello che voglio fare adesso è questa cosa qua. Comunicare con voi tramite un filo. È un filo che lo definisco il filo della bella vita. Eccola, questa è la bella vita, bella, perfetta, dritta, guardate che meraviglia. Ogni tanto capitano quegli alti e bassi, succede questa cosa qua. Ma poi se uno ha la forza, ritorna ad averla bella, dritta, perfetta, così. Ma per averla così abbiamo bisogno di ingredienti particolari, degli ingredienti che si chiamano valori. Li abbiamo visti prima, durante quel racconto di quel bambino che ero io, Walter Klingon, e ho espresso dei valori e ho visto che è veramente importante guardare i valori. Ne elencherò alcuni perché credo che sia importante il primo valore, che è il valore dell'amore. Poi ce ne sono altri, tipo l'onestà, il rispetto. Potremmo nominare anche un altro che mi piace assai, che si chiama l'entusiasmo. L'entusiasmo io lo definisco il valore che ci dà l'opportunità di alimentare tutti gli altri valori, proprio nel momento in cui le cose magari vanno un po' meno bene. Un altro valore che è venuto fuori in questi giorni si chiama proprio permesso. Alle volte non bussare alla porta, ma ad entrare. Perché se ti dai il permesso di fare delle cose, riuscirai ad arrivare dove non avresti mai pensato. Beh, ce ne sono tanti di valori. Ah, una cosa importante. I valori non vanno solo detti, non è solo un nome. Il valore bisogna dargli un significato e bisogna avere degli atteggiamenti per riuscire a far sì che quel valore sia veramente un valore. E un valore particolare che mi piace si chiama cambiamento. È un valore particolare perché per pochi è un valore, per me è fenomenale. Cosa vuol dire cambiamento? Cambiamento vuol dire che se da quando sei nato fino a oggi hai fatto un certo tipo di vita, se tu farai un cambiamento, aggiungerai qualcosa alla tua vita. E quindi da semplice cambiamento, cioè sostituire, per me cambiamento vuol dire aggiungere, aggiungere alla mia vita. Sì, perché è successo questo. Nel 2003 io facevo il macellaio a Trieste, in via Pirano 7, in un piccolo supermercatino con mio fratello. E mio fratello mi diceva delle parole fenomenali e mi diceva: Walter, per avere cose che non hai mai avuto, devi fare cose che non hai mai fatto. Le parole erano veramente belle, ma non sapevo dove metterle, fino a che incontrai quella persona che mi disse: Walter, cosa vuoi fare da grande? E quindi presi una decisione, coraggio e decisione. Mollai tutto, come vi dissi prima, e andai a fare l'animatore turistico. E oggi io nella vita sono un mago, ma nel lavoro sono un illusionista. E vi ho fatto vedere tante belle parole. Questo è quello che capita, soprattutto in TV oggi. Ci fanno vedere delle cose, ma rimangono lì così. No, io voglio fare qualcosa di più. Non voglio lasciare le parole lì, così, alla rinfusa. E non farò neanche questo. Cosa che noi grandi siamo veramente bravi a fare, perché a un certo punto cresciamo e ci dimentichiamo quello che magari veramente volevamo. Prendiamo tutte le belle parole e le mettiamo qui. E le lasciamo così, in sospeso. Ma sì, farò domani, dopodomani, fra un mese, fra un anno, poi alle volte passa una vita
e quello che veramente volevate fare è rimasto lì. E quindi io questa sera non lascerò niente in sospeso. Lascerò un ricordo in voi, che è quello di prendere tutte le cose importanti e metterle al centro della mia vita. Perché al centro della mia vita? Perché è quello il posto giusto. Perché sì, io credo in quello che faccio, credo nel prossimo, ma credo in me stesso. Io nel ringraziarvi di avermi dato l'opportunità di poter comunicare con voi, vi auguro a tutti quanti una gran bella vita.